Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo i biscotti con la pasta di mandorle, preparata da noi in casa. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono le mandorle, naturalmente, le protagoniste di questa ricetta. Ci serviranno 250 grammi, 130 grammi di zucchero semolato bianco, 50 grammi di albume, un cucchiaio di acqua, l'estratto di mandorla e lo zucchero a velo che ci servirà in seguito. Preparate il mixer, come anche io ho già pronto qua accanto a me, e prepariamoli immediatamente. Andiamo ad aggiungere nel mixer le mandorle e lo zucchero insieme. Questo faciliterà il frullare le nostre mandorle. Andiamo a chiudere il coperchio e frulliamole a una velocità alta, sostenuta, per qualche minuto. Io ho spento la macchina per farvi vedere che tipo di composto dobbiamo ottenere. Come vedete è un composto farinoso. Le mandorle si sono triturate benissimo. In realtà poi, quando li farete anche voi i biscotti, lasciate andare comunque la macchina e aggiungete gli altri ingredienti. Ora nell'ordine aggiungeremo gli albumi, l'estratto di mandorla e un cucchiaio di acqua. Io li aggiungerò a mano e poi spegnerò la macchina. Spegniamo la macchina e trasferiamo adesso il composto su un foglio di carta forno. Preleviamo il composto ottenuto e andiamo a trasferire sul foglio di carta forno. Io mi aiuto con un cucchiaio perché, come vedete, è un po' appiccicoso. Cercate di formare un salsicciotto. Modellate un pochettino la pasta e ora non resta che chiudere la carta forno ben stretto più che potete, formare un salsicciotto e lasciarlo riposare in frigorifero almeno un'oretta. Si indurirà bene e poi formeremo i nostri biscotti con la pasta di mandorle. Eccoci qui, abbiamo fatto riposare la nostra pasta di mandorle per un'oretta in frigorifero. Ora siamo pronti a formare i nostri biscotti. Io procederò in questo modo. Piano piano taglio un pezzettino di impasto e mi sono procurata, come vedete qua accanto a me, una bilancina, perché dobbiamo fare dei biscotti grandi circa 12 grammi, 15. Li peso, questi sono perfettamente 12 grammi, li passo nello zucchero a velo cercando di ricoprirli bene tutti uniformemente, li appoggio su una placca da forno rivestita con carta da forno e poi premo leggermente verso il basso con due dita. Ve ne faccio vedere un altro, non vi preoccupate anche se vi vengono da 15, però cercate di farli uniformemente tutti dello stesso peso, così che poi cuoceranno anche tutti allo stesso modo. Anche questa la passo nello zucchero a velo, ricoprendola bene tutta. Inutile dirvi che quando ho fatto l'esperimento di questa ricetta sono andati letteralmente a ruba qua a casa e anche nel vicinato. Con due dita premo leggermente verso il basso e io continuo così fino a esaurire tutta la mia pasta di mandorle. A dopo!
I nostri biscotti sono pronti per andare in forno. L'ho preriscaldato a 170 gradi e cuociono per 15-20 minuti, fino a comunque a loro completa doratura. Io li metto in forno che il mio mi aspetta e ci vediamo dopo. Eccoci qui, i nostri biscotti di pasta di mandorle sono pronti per essere gustati. Io li faccio raffreddare completamente prima di trasferirli in una scatola di latta, dove si conservano benissimo 5 giorni, una settimana, anche se vi dico che non ci arriveranno a una settimana. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, aspetto i vostri commenti, se li rifate anche le vostre foto, perché la gallery fatti da voi aspetta sempre le vostre foto, e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.